questa situazione di carenza di personale non si ripercuote sui casi più gravi, quindi tra questi cioè chiaramente i casi più gravi di criminalità comune, i casi più gravi di criminalità economica e i reati stradali, in particolare quelli di un omicidio colposo, lesioni gravissime, ma anche i decreti penali per guida in stato di ebbrezza. Nonostante la carenza di personale, l'impegno del capo della Procura trevigiana è quello di dare la massima priorità ai procedimenti per reati stradali, più che un'emergenza, un fenomeno vero e proprio. Troppo sangue sulle strade della provincia, tra agosto e settembre la marca ha già pianto 20 vittime. Il dato oggettivo rimane quello appunto dell'anomala incidenza nella provincia dell'infortunistica stradale mortale o comunque gravissima. Non credo che il fenomeno possa essere contrastato con l'inasprimento delle pene, che già sono piuttosto alte, ma si tratta di lavorare sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione, cominciando magari dalle scuole con i giovani e facendo capire che bisogna stare attenti quando si esce a cena, quando si esce fuori, a non bere troppo prima di mettersi alla guida. Alcol che resta una mara costante. Solo nella notte a Castelfranco Veneto i carabinieri hanno fermato un quarantenne completamente ubriaco, con valori 4 volte quelli di legge. Ma l'alcol è solo un fattore tra i tanti. Imprudenza e impazienza, dice il capo procuratore, sono molto diffusi tra i trevigiani. Una cosa che ho notato, questa è una cosa che ho notato personalmente, qui viaggiando in auto per Treviso, nella zona, mi è parso che ci sia una quantità di soggetti che utilizzano il clacson. Questo utilizzano il clacson per poco e per niente, se solo davanti a loro qualcuno rallenta, perché magari, come capita a volte a me, non è pratico della zona e ha bisogno di controllare meglio la segnaletica. C'è una forma anche che denota una forma di impazienza e di voglia di velocizzare, di andare forte. L'appello è duplice: alle istituzioni ma anche ai media, perché si promuova una svolta culturale, e agli automobilisti, soprattutto ai più giovani. Un appello è una considerazione: le conseguenze di un incidente stradale gravissimo mortale segnano una persona, anche chi sopravvive lo segnano per la vita, e quindi quando si mette alla guida bisogna pensarci, perché il veicolo può diventare un'arma mortale.